Buongiorno a tutti. Invece di parlare di strumenti di legno, di metallo, con l'ancia, con le corde, parliamo di musica elettronica. Parliamo del sistema che va per la maggiore, per la registrazione, praticamente tutta la musica, tantissima della musica che sentiamo quotidianamente in televisione o viene prodotta con questo sistema. È un sistema che ovviamente non si può nemmeno lontanamente avvicinare alla bellezza della musica eseguita dagli strumenti e dagli esseri suonati dagli esseri umani. Però può servire, soprattutto a chi come me ha sempre avuto necessità di combattere contro le eccessive spese, perché le produzioni teatrali non hanno mai navigato nell'oro e quindi i giorni di registrazione in sala di registrazione costavano, e quando è arrivato questo sistema che permetteva di suonare su una tastiera i suoni, e all'inizio erano suoni che imitavano lontanamente gli strumenti veri, ma poi sono diventati molto simili e ti permettevano di, soprattutto ti permettevano di poter utilizzare delle orchestre grandi, mentre quando io ho cominciato una quarantina d'anni fa si andava in sala di registrazione con 3, 4, 5 strumenti. La musica di scena era proprio caratterizzata da questa devo dire che molto spesso è una cosa molto efficace avere anche con tanti mezzi può essere utile usare pochi strumenti per certe cose teatrali. Danno subito, ci viene in mente comunque l'orchestra di Kurt Weill dell'Opera a Tre Soldi, che non è certo una grande orchestra, e i timbri sono singoli, sono molto nitidi, sono precisi, scarni. Quindi ci sono tante cose di cui potrei parlarvi, potrei tenervi per mezz'ora. Ma invece adesso voglio arrivare direttamente a questo sistema di produzione del suono che vi faccio vedere come funziona e basta, senza tante spiegazioni, senza tanta storia, perché potrei partire da quando si avevano dei computer che avevano 48K di RAM, una misura che ormai è talmente piccola che non riusciamo nemmeno più a immaginarla, e per arrivare adesso, quando tutto è concentrato in questo computer, ci sono 4 orchestre sinfoniche. Allora, facciamo una cosa, partiamo da... Io mi sono creato già un piccolo set di strumenti, ho un'orchestra d'archi a disposizione, e adesso mi metto il mio metronomo per poter andare a tempo senza fallo e senza problemi, e vado a fare un'improvvisazione alla buona, un po' di una piccola progressione di accordi. Abbiamo creato questo soffritto, abbiamo messo in padella un soffritto di archi sul quale poi dobbiamo aggiungere altri ingredienti. Quali ingredienti possiamo aggiungere? Per esempio un'arpa. Io direi un'arpa potrebbe... Sentite che bella che è. Thank you.
certo che non avrebbe bisogno poi di tanti aggiustamenti questa musica, però tanto per dare un'idea può servire. Mettiamoci sopra adesso una tromba. Andiamo avanti. Cos'è che caratterizza quello strumento che ci dà subito l'idea di qualcosa di sinfonico? I corni. Quindi abbiamo sei tutti insieme. Magari questi corni. I corni non fanno in questo caso la melodia, perché è più efficace, dà più l'idea dell'orchestra se loro fanno un controcanto, che spero di riuscire a indovinare in qualche modo. Li faccio entrare nella seconda parte. Anche i corni. Qualcos'altro che ci dia questo senso di orchestra? Sentiamo. Il rullo dei timpani. E i timpani percossi singolarmente. I timpani normalmente sono quattro, ci sono quattro, si chiamano caldaie perché hanno questa, sono fatte di rame, hanno questa forma. Sono lì sopra, li avete già visti. E allora, io mi rivolgo soprattutto a quelli che hanno poche cognizioni, non vorrei che si offendessero quelli che conoscono già gli strumenti musicali e dicessero: Bruno, cosa ci stai a raccontare? Allora, mettiamo i timpani, anche questi li facciamo partire nella seconda parte. Parto un po' prima, così non perdo tempo. Finito con un grosso colpo di timpani. Bene, adesso cosa ci mettiamo? Quale altro ingrediente mettiamo nel nostro minestrone musicale per dare sempre quest'idea di tamburi, questa idea di orchestra sinfonica, il tamburo. Tamburo militare, così lo chiama Berlioz nel suo trattato di orchestrazione, molto molto vecchio, 800. Ci sono strumenti che parla di strumenti che non si usano più adesso, tra parentesi, e invece di altri strumenti assolutamente ancora attuali su altre cose. Casclair o tamburo militare, casclair leggermente diversa, poi ci sono i percussionisti, vi possono elencare 10 tipi di tamburo diversi. Comunque questo tipo di tamburo, che viene chiamato nel jazz rullante, ha delle corde, delle sottili spirali leggere di metallo, tutte affiancate, che con una leva possono essere appiccicate alla pelle inferiore del tamburo. Il tamburo ha due pelli, una sopra su cui si picchia e quella sotto, e producono questo suono. Sentite che non è un tumb, ma è un ciu-ciu. È questo suono. E questo è il rullo.
il rullo del tamburo, che noi abbiamo già preconfezionato nei nostri strumenti. Ripeto, nulla si eguaglia alla bellezza della musica suonata dagli strumentisti dell'orchestra. Lo sappiamo tutti, no? Però questo ci aiuta tanto, mamma mia se ci aiuta questo sistema. Allora, vado, riparto. Delicato qui. Benissimo, abbiamo fatto. In realtà era un errore, ho sforato, però abbiamo fatto questo finale da circo. Ultimissima cosa, sentite, ecco qua. Gran cassa. Piatti lasciati risuonare così. Non, quelli stoppati sarebbero questi. Questi sono quando il percussionista chiude la vibrazione appoggiandosi i piatti qua e quindi fa ciof, sentite, ciof, invece così li lasciamo vibrare, lasciar vibrare, così si scrive in partitura. Vado direttamente dalla seconda parte, ma sì. Po' in ritardo. Volendo, tutte queste cose si mettono a posto in un attimo. Vai nella traccia, sposti leggermente, metti a posto, poi gli puoi dire vai, fammi andare tutto a tempo automaticamente. Vogliamo sentirla a una velocità diversa? Sì. Proviamo a sentirla a 180 invece che 120. Eccolo qua. Sentite? Adesso non vado avanti perché poi diventa brutto questa velocità, e è già brutto di sé, quindi figurarsi. E quindi questo per dirvi che è tutto assolutamente editabile con questa parola che è ormai entrata nel nostro linguaggio legato al computer. E spero che possa essere stata una cosa interessante per chi non sapeva come funzionano queste cose elettroniche. Ciao!